Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true creepy, l'originale diffidata alle imitazioni che girano in giro. Benvenuti perché continua il nostro Bix Win. Oggi vi voglio raccontare la storia delle origini di Jack O'Lantern, ovvero la zucca di Halloween con la lucetta dentro, detto proprio così, un po' alla buona. Benvenuti perché oggi continua il nostro viaggio all'interno dell'orrore, del creepy, chi più ne ha più ne metta. Io mi sto divertendo un sacco con queste cose a tema Halloween, cioè non finisco più, vi giuro, ci sto più veramente gusto e credo che non lo so, finisco a dicembre, ma pure tutto dicembre fa, ma a tema Halloween io ci sto, voi fatemi sapere. Quindi benvenuti in una nuova puntata del Creepy Caffè. Questa è la vostra prima puntata del Creepy Caffè. Il Creepy Caffè è un format dove io scelgo per voi delle storie, degli articoli e le reattiamo insieme, perché molto spesso, soprattutto in alcune situazioni, dovete veramente vedere così in prima mano quali sono le mie vere reazioni nella maniera più cruda possibile, meno artificiosa possibile, non lo so, a me piace un sacco, diverte tantissimo questo format, quindi spero piaccia anche a voi. Potete scegliere un argomento del Creepy Caffè, un caso di cronaca nera, un qualcosa di interessante, un mistero eccetera eccetera, magari lasciando qui sotto un super grazie, oppure gli abbonati possono scegliere gli argomenti. Quindi se vi va di supportare il mio canale e volete anche scegliere un argomento, potete farlo tramite il super grazie, l'abbonamento, e chi ha già abbonato può sceglierlo tranquilli. Potete anche accedere direttamente al mio gruppo Telegram per solamente abbonati. Potete supportarmi però in tante maniere diverse, come un like, un commento, un super salutando qui sotto al nostro amico algoritmo, così YouTube mi benedice, mi dice nana grazie di nuovo, poverina, parli senax, un like, un ave maria. Potete sostenermi anche seguendomi su Instagram, TikTok, bla bla bla, codice sconto Pampling, il codice sticcio, utilizzatelo, fatelo utilizzare amici, gli danno un paio di pedalini in omaggio e a me mi aiutate una cifra, quindi grazie. Qui sotto trovate anche il mio shop, tazze, magliette, bla 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 bla, fine momento influencer che è un pochino cringe, però abbiate pietà. Quindi bamboli di casa, benvenuti in un nuovo episodio a tema Halloween. Io sto fissa, ci sto troppo fissa, quindi benvenuti. Quindi siete pronti per scoprire tutti i segreti di Jack O'Lantern, ovvero Jack Alanter, lanternino. Allora, toglie un po' di magia, Jack e il lanternino. Comunque quanto è bella la mia maglietta qua, con Gizmo da sorino di mamma qua, che sembra Gary con sto orecchione. Ho sentito urla, roba così, ordinaria amministrazione. Qua stiamo a Bethlehem praticamente. Allora, benvenuti, iniziamo subito a scoprire tutto sulle origini di Halloween. E io sinceramente vorrei scoprire un sacco di cose anche a tema Natale, perché secondo me ci stanno le cose allucinanti. Natale, bah, vabbè. Come ha avuto origine Jack O'Lantern, ovvero da un mito irlandese. Prima di intagliare le zucche, gli irlandesi scolpivano facce inquietanti sulle rape. Mo' con tutto il buon cuore, cioè, dove immaginate sti ravanelli, ste rape così che ci facciamo. Poi che faccia inquietante vuoi intagliare sulle rape? Scusate, forse non c'ho fantasia, vabbè. Le zucche da volti macabri, illuminati dalle candele, sono un segno sicuro della stagione di Halloween. La pratica di decorare le lanterne ha avuto origine in Irlanda, dove grandi rape e patate fungevano da tele. Le patate intagliate, tanto Dio, ma chi volevate fa paura, tanto c'era una patata, mamma da tiro una patata, immaginate, poi contro gli spiriti maligni e tiravano le patate. Madonna mia, che brutti tempi, tempi bui, sinceramente. In effetti il nome Jack O'Lantern, ovvero Jack è il lanternino o Jack a lanterna, deriva da un racconto popolare irlandese su un uomo di nome Stingy Jack. Gli immigrati irlandesi portarono la tradizione in America, patria della zucca, e divenne parte dell'integrazione delle festività di Halloween. La leggenda di Stinky Jack, di che parla? Allora, sinceramente molto meglio la zucca rispetto alle patate, ho capito, cioè il rapanello così, una patatina così gli adi addosso, ah no, so, il demone, ma il demone ti mangio l'anima, tu là, buia di una patata, non so, fa un po' ridere, vabbè. Sono secoli che le persone realizzano Jack O'Lantern per Halloween. La pratica ha origine da un mito irlandese su un uomo soprannominato Stingy Jack. Secondo la storia, Stingy Jack invitò il diavolo a bere qualcosa con lui. Ma fedele al suo nome, Stinky Jack non voleva pagare per il suo drink, quindi convinse il diavolo a trasformarsi in una moneta che Jack avrebbe dovuto usare per comprare il loro drink. Mi sembra una storia poco affascinante, ma posso dire la verità, c'è sta suo tirchio che, oh, devo andare al pub, so solo, ma chi invito? Ma fammi invitare il diavolo!
E poi, capito, non voglio pagare, manca di me prendo l'anima. No, senti, diavolo, te potresti tramutare in una monetina? Ma che cosa inquietante è una monetina? Non c'è niente di inquietante. Boh, vabbè, continuiamo a leggere, magari migliore, non lo so. Una volta fatto ciò, Jack decide di trattenere il denaro e di metterselo in tasca accanto a una croce d'argento, che impedisce al diavolo di ritornare nella sua forma originale. Alla fine Jack liberò il diavolo, a condizione che non lo avrebbe più disturbato per un anno e che se Jack fosse morto non avrebbe reclamato la sua anima. Vabbè, ma tutto sto casino, scusa, per che cosa? Per non pagare un bicchiere al pub? Io volevo capire, diventare ricco, comprarti una casa, ma per non pagare il bicchiere al pub, al diavolo, a te stesso? Cioè, mi sembra un filo too much, eh? Boh, forse so io che sono un pochino troppo pigra, non lo so, boh, forse è una visione mia, boh. L'anno successivo Jack ingannò nuovamente il diavolo, vabbè, ma questo è un coglione, scusa, il diavolo, capito? Ah, tramo contro Gesù, contro Dio, fregato dal primo contadinotto che passa della mezzo da cagno, dai, su, ma diavolo, ma per favore, cioè, avevo un minimo un po' più di aspettative alte con te. L'anno successivo Jack ingannò di nuovo il diavolo, facendolo arrampicare su un albero per raccogliere un frutto. Vabbè, sto diavolo è un po' rincoglionito, scusatemi. Ma me ti arrampichi là, ma poi non c'hai i poteri magici il diavolo, scusate, ma fa che ne do una magia e fallo scende. Boh. Mentre era sull'albero, Jack incise un segno della croce sulla corteccia dell'albero, in modo che il diavolo non potesse scendere finché non avesse promesso a Jack di non disturbarlo per altri 10 anni. Ma non poteva semplicemente lanciarsi? Va a volare, che cazzo ne so, sei il diavolo, cioè, boh, vabbè, sinceramente la mia visione, capito, delle cose infernali si è molto ridimensionata, mi sembrava un luogo dei sfigati adesso. Poco dopo Jack morì, secondo la leggenda Dio non avrebbe permesso ad una figura così sgradevole di entrare in paradiso. Il diavolo, sconvolto dallo scherzo che Jack gli aveva giocato e mantenendo la sua parola di non reclamare la sua anima, non avrebbe permesso a Jack di andare all'inferno. Quindi questo Jack sta lì come torse del broccolo, te ne andava da una parte e ne dall'altra. Che faceva Jack? Festava i pub? Se andava a mangiare le castagnole? Boh. Mandò Jack nella notte oscura con solo un carbone ardente per illuminargli la strada. Jack ha messo il carbone in una rapa scolpita e da allora ha vagato per la terra con esso. Quindi la rapa era la lanterna. Santi Dio, che immagine veramente patetica. Gli irlandesi iniziarono a riferirsi a questa figura come Jack della lanterna. E poi semplicemente Jack O'Lantern. Come sono state create le Jack O'Lantern? Allora, inizialmente in Irlanda e Scozia le persone iniziarono a creare proprio queste proprie versioni di lanterne di Jack, incidendo facce spaventose su rape o patate e posizionandole alle finestre o vicino alle porte per spaventare Stinky Jack. Ma che te vuoi spaventare? Questo sei andato lì a pia per culo il diavolo, secondo te, con una patata scorpita o spaventi? Cioè, ma boh, cioè, mi sembra tutto un po' patetico, eh. Detto un po' tra me e voi. Ma vabbè, magari so cattiva io, magari so più maligna io, vabbè. E gli spiriti marini erranti. In Inghilterra vengono utilizzate barbabietole di grandi dimensioni. Ma le barbabietole io mi ricordo solamente quelle rosse che tipo perdono liquame rosso ovunque. Boh, vabbè. Gli immigrati provenienti da questo paese hanno portato con sé la tradizione di Jack O'Lantern quando sono arrivati negli Stati Uniti. Ben presto scoprirono che le zucche, un frutto originario dell'America, sono perfette per Jack O'Lantern. Effettivamente sono decisamente meglio rispetto a una patata. Ma poi è proprio piccola la patata, come fai a utilizzarla come lanterna? Dentro che ci metti? Proprio un torsettino piccolo così di carboncino? Poi si illumina col carbone, non ne ho idea. Non sono così pratica, onestamente, quindi... Boh, non vi so proprio dire. Onestamente posso dirvi una storia un po' deludente. Credevo molto molto meglio, mi immaginavo tipo, non so, questa anima errante che aveva venduto l'anima, che era andata all'inferno perché era avido di qua e di là. No, ma per un frutto e un bicchiere di birra, tutto sto casino così, il diavolo rincoglionito, allucinante. Cioè, si è fatto bullizzare il primo scemo che passa, il diavolo. Ma allora è proprio un offesso, sinceramente, sto diavolo. Boh, anche le rape, cioè le rape e le patate, boh, io me le immagino molto patetiche, però boh, forse magari ci sono delle patate giganti, delle rape giganti, boh.
non vi so dire. Oh mio Dio, mi sono buttata addosso il caffè, scusate. Posso dire che mi aspettavo di meglio, onestamente, decisamente di meglio. Sono molto molto delusa. Voi sapevate già di questa storia? Ci sono altre storie magari più emozionanti rispetto a questa cagata che ho scoperto io, che avevo investito tanto. Questo è il motivo per cui voglio scoprire le cose con voi, per essere delusa altrettanto. È un po' una monnezza, possiamo dirlo, ma aspettavo molto di più. Che delusione. Voi la trovate deludente questa storia? Potete essere sinceri, non me la vedo sul personale, eh. Io direi da 1 a 10 delusione, 6. 6 delusione, 4 soddisfazione, ecco. Boh. Voi avete mai visto ste rape intagliate? Santo cielo, dovete farmi sapere qualcosa. Mandate, taggatemi su Instagram per vedere foto, devo sapere. Ma questo era tutto, bamboli di casa. Siete rimasti qui, lasciatemi qui sotto la vera emoji di Jack O'Lantern, quella della zucca, santo cielo. Sì, quella è decisamente figa, no? Le patate intagliate da mandarli ai spiriti marini, ma per favore. E voi, siete un po' delusi pure dal diavolo? Mamma mia, fessa e chiotto, mamma mia, manco un chihuahua è così fesso. Ma questo è un altro discorso, bamboli di casa. Noi, bamboli, ci vediamo al prossimo video e si spera con una storia più horror, più creepy e non così che deludente. Ciao a tutti, ciao.